quadro sulle missioni che ci sono stati in questa legislatura e nelle precedenti. È un successo che in qualche misura va anche a loro merito, perché questa esigenza è nata molti anni fa e in questo momento anche loro, a mio avviso, devono essere ringraziati. Vi ringrazio. Grazie a lei. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione. Sottosegretario, prego. Nei diversi interventi e anche nelle ultime parole dell'onorevole Manciulli ci sono state delle espressioni di ringraziamento anche all'attività del governo. Volevo solo sottolineare che l'impegno del governo nell'ambito delle commissioni per seguire questo provvedimento è stato un atto dovuto, ma soprattutto è stato conseguente a quella che era stata la parola del governo fin dal primo momento in cui avevamo affrontato questo problema. Il governo si era impegnato a portare in porto questa legge, a seguirla e a dare il sostegno. Credo che questo sia avvenuto e questo penso che sia di reciproca soddisfazione sia del governo sia di questa Camera. Grazie, quindi ripeto che se non vi sono obiezioni la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato delle proposte di legge numero 45, 933, 952, 1959A, disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. La votazione è aperta. Colleghi, vi pregherei di accelerare l'entrata e il raggiungimento delle vostre postazioni. Grazie.